Benvenuti sulle pillole di Keep Up Forever. Oggi parleremo di illuminazione e in particolare di luce alogene. Quando si sceglie l'illuminazione per una collezione oppure una mostra o degli oggetti, bisognerebbe scegliere una luce, una fonte di luce che garantisca una buona riproduzione dei colori e il minimo danno agli oggetti esposti. È noto che per la maggior parte degli oggetti fotosensibili si ha una diminuzione della sensibilità passando dall'UV verso l'IR. Da quindi una diminuzione molto veloce andando verso l'IR dei danni chimici provocati alle alte energie. Quindi abbiamo che l'IR è meno efficace nello scolorimento e a causare tutti quegli effetti chimici, ma il problema è che surriscalda gli oggetti. Una luce che lavora molto nell'IR sono le lampade alogene. Le lampade alogene favoriscono i toni caldi, quindi dall'arancione al rosso. Se poi vengono utilizzati anche degli oscuranti, si possono ottenere delle tonalità più calde. Queste lampade emettono radiazione UV al 2% della luce visibile. Tuttavia, al giorno d'oggi sono dotati di filtri anti-UV per fermare questa radiazione. Un esempio che spiega molto bene l'effetto di surriscaldamento causato da queste lampade alogene è il pannello della Madonna d'Ogni Santi di Giotto, conservata oggi alla Galleria degli Uffizi, che più di 20 anni fa veniva illuminata con delle lampade di incandescenza. Le analisi di allora hanno rivelato che, in corrispondenza del muro e della pavimentazione, si registrava un aumento di temperatura di 1,5 gradi dopo 6 ore, mentre invece il pannello fatto in legno già dopo 4 ore superava il 1,5 gradi, registrando quindi una capacità di surriscaldamento 3 volte maggiore rispetto al muro e al pavimento. Questo surriscaldamento porta delle conseguenze. Si ha innanzitutto una riduzione dell'umidità relativa, sia nell'aria a contatto con l'opera, sia all'interno dei pori. Si può avere un effetto di espansione termica che può causare la formazione di crepe e di sfaldature della superficie pittorica. Inoltre, i moti convettivi che si formano sopra le lampade alogene portano alla deposizione di particolato che può attaccarsi alle superfici, annerendole. Le lampade alogene sono oggi ormai superate. Alternative a queste ne esistono, come ad esempio le lampade a fluorescenza o i famosi LED.